A Siderno il weekend si tinge di volley. È iniziato ieri la tre giorni dedicata alle nazionali Under 19 femminili di volley Italia, Germania e Paesi Bassi. Le tre squadre andranno a caccia del pass che vale la qualificazione diretta al campionato europeo in programma a Skopje, Macedonia, dal 27 agosto al 4 di settembre. Nella prima partita giocata ieri, la squadra dell'Italia di Mencarelli si impone per 3-0. Sin dall'inizio del primo set, l'Italia è scesa in campo molto determinata e concentrata, trovando subito un buon vantaggio con 10-4. Nella seconda frazione di gara, l'Italia è andato subito sopra per 7-1. Le ragazze della Germania, con molta grinta, hanno comunque cercato di impensierire la formazione di casa, ma senza successo. Leggermente più equilibrato invece il terzo set, dove le azzurrine si portano subito sopra. Verso la fine della frazione, le tedesche riescono a portarsi più vicine all'Italia, ma con determinazione riesce comunque a chiudere 25-19. Le azzurrine torneranno in campo domenica 10 aprile, sempre alle ore 19 al Palazzetto dello Sport di Siderno, per affrontare l'Olanda. Comunque sia andata, ha vinto lo sport, ha vinto Siderno, in un'atmosfera, come dice lo stesso primo cittadino, di pura gioia e voglia di ripartire. È il canto di una città, dice Maria Teresa Fragomeni, che ha voglia di riappropriarsi della propria dimensione non solo sportiva. Siderno ha risposto presente ed è stato fantastico vedere nelle persone la felicità di essere presenti a un grandissimo evento di caratura internazionale. Il nostro obiettivo, conclude il sindaco, è far sì che gli eventi di questa importanza siano la normalità per il futuro e non solo per Siderno, ma per tutta la Locri della Calabria. Prestazione sontuosa dell'Italia, bella partita. Sì, noi abbiamo giocato abbastanza disciplinati, non è che avessimo preparato in maniera egregia la partita, perché non conoscevamo questa squadra e non abbiamo, a differenza delle altre volte, non abbiamo una mole di filmati recenti significativi, però ci siamo adattati molto bene alle loro caratteristiche e siamo riusciti subito a limitare il loro gioco un po' a pallonetti, alle piazzate, perché in altre occasioni che avevano giocato mi avevano dato proprio questa impressione qui. Abbiamo subito messo i puntini sulle i su quell'aspetto, poi dopo sapevo che in attacco potevamo essere più pesanti. Alla fine ci hanno provato in qualche modo a rientrare ingarbugliando un po' le carte, mescolandole. Ma qualche cosa hanno provato a fare, qualche distrazione da parte nostra nel secondo e nel terzo set che ha permesso loro di fare 2-3 punti di seguito. Poi per il resto una partita che non ho mai visto le ragazze con le facce preoccupate, sinceramente. Questo la dice lunga, sono giovani, appena l'avversario prende un po' il sopravvento si preoccupano subito, vanno un po' in ansia. Allora quando io questo non lo vedo vuol dire che le ragazze hanno la percezione di avere la partita in mano. Adesso l'Olanda, partiamo favoriti o no? Ma non so, vediamo domani, dopo che avranno giocato contro la Germania, riusciremo a capire meglio cosa fare e come farlo. Adesso penso che sia presto per dirlo. L'Olanda è una formazione che ha sicuramente sulla carta qualcosa in più della Germania, quindi sarà da vedere quello che succederà già nella partita di domani. L'avversario più pericoloso potrebbe essere la Serbia, ancora? Ma in questa generazione a livello europeo sicuramente c'è una Russia stellare, che però non vedremo all'europeo per motivi legati alle vicende note a tutti. Per quanto riguarda altre squadre, il top europeo è rappresentato da Serbia e Turchia, sono due buone squadre e soprattutto sono brave tatticamente a giocare, non sono magari squadre super fisicate, però sono bravi a giocare.